sigaretta. Ma se non fumi? Lo so che non fumo, io non aspiro perché fa venire il cancro, ma divento così incredibilmente bello con le sigarette che non posso non averla in mano. Ti piacciono così? Sei provocante. Tu devi andare? Sì. Ma ha 17 anni. Io 42 e 17. Sono più vecchio di suo padre. Ci crederesti che io sto con una ragazza che ha un padre che è più piccolo di me. È la prima volta che questo fenomeno si verifica nella mia vita. È ubriaco. Sei sbronzo, non potresti mai bere. Però ho detto che la mia ex moglie è Tina. La mia seconda ex moglie sta scrivendo un libro sul nostro matrimonio e la rottura. Ma è una cretinata. È davvero deprimente, capito? È entrata in tutti i dettagli, ti dovrà fare le mie espressioni, mi manca di non ti ha venuto da nascondere. Sono pettegolezzo. Il pettegolezzo è l'amore, non dovrei finire sul fine di giornata. Che tu non dovresti passare la testa. Allora, dai, lo sai che domani mi impegno. Vuoi cambiare? Si deve alzare presto. Anzi, hai compiti, sto con una ragazza che è compiti. Capisco, sa di meravigliosa. Ah, no, cioè lei è meravigliosa, io esce dalla mente un solo momento. Ma cosa stai dicendo? Che il tuo matrimonio, dico, fino a che punto è grave? Non lo so, ho paura che sia molto grave. Ma non hai detto niente, Emily? No, io no. Io rimango di sasso, perché io di tutti gli sposati che conosco ero stato sempre convinto che il tuo e di Emily fosse il matrimonio migliore. Infatti, adoro ancora Emily. Sì, ma ti vedi con questa? Lo so, sì, lo so. Ma io ne sono contento che ne siamo sposati. Io, sai, ho avuto una o due cosette molto... Forse eravate, cioè, molto... Ma io odio certe cose, ho odiato me stesso quando ho fatto certe cose. Ma questa è, sai, non è come l'altro, io... Ma è terribile, io capisci. Ma senti, non dovresti consigliarti con me quando si tratta di rapporti con le donne. Io sono il vincitore del premio Sigmund. Lei è una ragazza intelligente. Non sarò certo io a contestarti, la trovo fantastica. Poteva fare di peggio. Ike ha fatto molto di peggio. È che per me spreca la sua vita. Ma che scrivere quella roba c'è una televisione. Oh, no.
Di Tom e Jerry. Mi stai prendendo in giro? No, ci ho fatto caso. Senti chi parla, ce l'avrai tu la voce nasale. Come il topo, oddio. Oh, grazie. Lo so, che sono nasalino. Oh, ciao. Ma che fai? Ciao. Ma tu da quando sei qua? Poco fa stavamo parlando. Oh, ma come? Noi, che cosa facevi? Ci stavi pedinando? Sì. Ok, è così buffo. Parlavamo, sai, noi vorremmo andare insieme allo Shakespeare. Sì, sì, sì. Sì, vedere se ci riesci. Oh, questo era Mary Wilkie, dai, devi sperare. Salve, c'era. Davvero bello. Siamo stati giù alla Galleria Costello a vedere la nostra fotografia. Lei davvero? Ci sono delle foto qua sotto che le assicuro belle, veramente belle. No, io. Per me sono reminiscenti, sono Diana Arbus, ma senza le fotografie. Lo sa, oddio, non è che ci siano piaciuti con la scultura di Plexiglas, questo lo confesso. Le è piaciuto il Plexiglas? Perché non le è piaciuto neanche il Plexiglas? No, no, certo, sempre meglio il cubo d'acciaio. Non è il cubo d'acciaio? No, quello era valido, assolutamente valido. Valido il cubo d'acciaio? Era molto, molto originale. Era perfettamente integrata, aveva una meravigliosa sorta di capacità negativa, il resto delle cose giù erano stronzate. Oh beh, oh beh, oh, è presente l'artista, meno male. Io credo che l'essenza dell'arte sia fornire una sorta di approfondimento. Veramente imbarazzante per me. Voglio dire, è diventata così asettica. No, no, dai, 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 dai.
sei? Questo è a cosa c'è? Ma come fai a chiamarlo rischioso se è piatto? Ma che c'entra la censura con questa? È piatta, non ci sono, non ci sono nella mente di comunità. Non lo trovi significante? Ma non significa un cavolo, non è buffa, non c'è una sola risata giustificata. Ma no, perché la trovate buffa? Guarda, ma ti regoli sulle reazioni di quel pubblico. Questo è un pubblico cresciuto con la televisione. Il suo gusto è stato sistematicamente guastato attraverso gli anni. Stanno seduti davanti al televisore e i raggi gamma gli mangiano le cellule del cervello. Ma sai, io lascio. No, me ne vado, non posso più scrivere questa roba, non posso. Non voglio, calmati. Poi non fate altro che prendere Valium e prendere barbiturici e cocaina. È naturale che mi sembri buffo. Andrebbe benissimo, dica. Ecco, dovrebbe piantare lo show e aprire una casa di farmaceutici. Se io sto fruttando. No, io lascio. Basta fare così, abbiamo passato un po', consideriamo. Sì, ma non aspetti con l'ordine. Stia tranquillo. Sai, per circa 30 secondi io mi sono sentito un eroe, poi ora mi sento soltanto disonorato. Se hai bisogno di soldi prestiti, ma non è questo il punto, sai che c'entra, io ne ho per caso, se non si vuole troppo, ma magari non ha. Dico che c'è questa legge che è uscita con tutto punto, le mie azioni sono basse, e io sono scoperto. Nessuno dice che io non sono liquido, la liquidità o qualche cosa che non fatto, io sono un po' pallo, ma lingua tutta ancora da giù. Abbiamo già parlato di questo, non si vede questa città senza due sentimenti, sì, e pago gli alimenti a quei due. Devo rimandarlo davanti a me, devo rimandarsi, lascerò l'appartamento, non potrò più prendere le lezioni di tennis, non potrò pagare i conti al ristorante, o capisci che non potrò più neanche prendere la casa al mondo, capisci? O probabilmente i miei genitori dovrò dare di meno, e sai, questo oggi era mio padre, lui non potrà più prendersi un posto buono in sinagoga, dovrà prenderlo in fondo, lontano da Dio, fuori aria. Io credo che l'essenza dell'arte sia fornire una sorta di approfondimento. Io credo che l'essenza dell'arte sia fornire una sorta di approfondimento. Ma sì, un vero impulso autodistruttivo. Voglio scrivere un libro, sai, allora. Che succede se passi quest'anno e il libro non è uscito? Silenzio, ok. Che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey. No? L'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle mazze da baseball e proprio schiarirgli le idee. C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times. Li distrugge. Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento. Ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica. Ma la forza fisica va sempre meglio che... Oh,
che l'essenza dell'arte sia fornire una sorta di approfondimento. Sì, un vero impulso autodistruttivo, voglio scrivere un libro, sai, allora. Sì, un vero impulso autodistruttivo, voglio scrivere un libro, sai, allora. Dico quello che pensi, se tu chi succede? Allora, sono la sinistra. E mi piace anche il mio libro, non è uscito. Conciso e degenerato, ti vedi con molti, no? Che succede? Se passi quest'anno, il mio libro non è uscito. Non ci crederai, ma non mi sono mai creduto. Oh, silenzio, silenzio, ok. Silenzio, ok. Io credo che l'essenza dell'arte sia fornire una sorta di approfondimento. Sì, un vero impulso autodistruttivo, voglio scrivere un libro, sai, allora. Sì, un vero impulso autodistruttivo, voglio scrivere un libro, sai, allora. Che succede se passa quest'anno e il mio libro non è uscito? Il silenzio, ok. Silenzio, ok. Ma sì, un vero impulso autodistruttivo, voglio scrivere un libro, sai, allora. Silenzio, ok. Che succede se passa quest'anno e il mio libro non è uscito? Impulso autodistruttivo, voglio scrivere un libro, sai, allora. Voglio scrivere un libro, sai allora.